Finora il libro Maldi non ha mai parlato del campo elettromotore indotto, ha parlato solo di corrente elettrica indotta in un circuito come può essere questa spira, attraverso il quale varia il flusso magnetico, in questo caso generato dalla calamita. Tuttavia, se noi vediamo una corrente che scorre in questo circuito, vuol dire che c'è un campo elettrico che spinge le cariche, cioè i portatori di carica che sono convenzionalmente positivi. Quindi la variazione del flusso magnetico non genera direttamente la corrente elettrica indotta, ma c'è un passaggio logico intermedio, cioè genera prima il campo elettromotore indotto lungo il circuito e poi è questo campo elettromotore che, spingendo le cariche elettriche, quindi esercitando una forza elettrica su questi portatori, li fa muovere in circolo e quindi fa scorrere la corrente elettrica. Una cosa simile accadeva anche con un generatore tradizionale che generava all'interno del circuito un campo elettrico che spingeva le cariche positive e quindi faceva scorrere la corrente elettrica. La differenza fra i due esempi è che questo è un campo elettrostatico e la sua circuitazione è nulla, anche se non sembra che lo sia. In realtà lo è perché questo campo elettrostatico segue questo verso, questo andamento, ma poi all'interno della batteria segue il verso contrario, quindi va dal polo positivo al polo negativo. Se andiamo a calcolare la circuitazione di tutto questo campo elettrico elettrostatico su tutto il percorso chiuso, troviamo un contributo positivo ma poi un contributo negativo quando ci muoviamo all'interno del generatore. Infatti all'interno del generatore, oltre al campo elettrostatico che va dal polo positivo al polo negativo, quello che invece muove veramente e spinge le cariche elettriche dal polo negativo al polo positivo è il campo elettromotore del generatore, che è un campo non conservativo che agisce soltanto all'interno della batteria. Dunque, riassumendo, il campo elettrostatico ha sempre una circuitazione pari a zero. Viceversa, il campo elettromotore indotto nella spira dalla variazione del flusso magnetico ha una circuitazione che non è zero, in quanto è orientato in tutta la spira sempre nello stesso verso. Ecco perché in questo caso c'è una FEM, forza elettromotrice indotta, che fa ruotare le cariche in circolo, mentre invece al contrario il campo elettrostatico da solo non sarebbe in grado di far ruotare queste cariche e di produrre la corrente, se non fosse che tra il polo negativo e il polo positivo dentro al generatore c'è un altro tipo di campo elettrico, un campo elettromotore di natura diversa da quella elettrostatica. Il libro Amaldi ricorda la definizione di forza elettromotrice, che è il lavoro per unità di carica che il campo elettrico compie quando sposta le cariche facendole fare un giro completo del circuito. Poco più avanti il libro dimostra che questa forza elettromotrice, definita come lavoro per unità di carica, corrisponde anche alla circuitazione del campo elettrico calcolata lungo il circuito, o più in generale dovremmo dire circuitazione calcolata lungo una linea chiusa, non necessariamente un circuito fisico metallico. Il libro spiega anche la differenza che abbiamo visto prima, cioè che il campo elettrico indotto è un campo non conservativo perché la sua circuitazione non è zero, perché ha le linee chiuse ed è in grado di spingere le cariche elettriche lungo un percorso chiuso compiendo un lavoro netto su di loro, a differenza del campo elettrostatico che abbiamo visto poco fa, che invece è conservativo e non è in grado di compiere un lavoro netto quando una carica si muove in un circuito chiuso. Infine il libro riassume quello che già sappiamo, che un campo elettrico può essere generato da cariche elettriche e allora si tratta di un campo elettrostatico, oppure da campi, io direi flussi magnetici variabili, meglio dire flussi perché si può originare un flusso magnetico variabile pur avendo a disposizione un campo magnetico costante. E allora con questa seconda sorgente di campo elettrico, il campo elettrico non è conservativo. Dunque nel primo caso il campo elettrico è conservativo, il campo elettrostatico, nel secondo caso è un campo elettromotore non conservativo, come abbiamo visto poco fa, perché ha una circuitazione diversa da zero. Infine il libro traduce in formule il concetto che abbiamo visto poco fa, cioè la forza elettromotrice è la circuitazione del campo elettrico calcolata lungo il circuito, io direi lungo una linea chiusa, anche immaginaria, non fisica.
Ed ecco qua che la forza elettromotrice è questo integrale, che essendo calcolato lungo una linea chiusa, si scrive con questo cerchietto, come abbiamo visto molte volte già. Dunque, la forza elettromotrice è la circuitazione del campo elettrico lungo una linea chiusa. FEM uguale circuitazione. Infine il libro riscrive la legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz, dicendo che la circuitazione del campo elettrico, questa, lungo una qualunque linea chiusa orientata, è uguale alla rapidità di variazione, che sarebbe la derivata temporale, cambiata di segno per la legge di Lenz, rapidità di variazione del flusso del campo magnetico, attraverso la superficie che ha per contorno quella linea lungo la quale facciamo la circuitazione del campo elettrico.